Bisogna riconoscere che se Asparagus è ripartita alla grande è anche merito di Michelangelo Boen. Lui è il nuovo responsabile per questo brand dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Come è nata ovviamente l'idea del rilancio di questo evento così importante? Abbiamo voluto trasformare l'edizione 2009 di Asparagus non solo in un evento di convivio come cena, ma proprio come un'operazione di marketing puntando alla promozione del turismo e dell'enogastronomia della nostra regione. Quindi dall'Asparagus passiamo invece a un evento musicale, ma di questo ne parliamo con Claudio Tognoni, responsabile proprio per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Sì, abbiamo ideato questo nuovo progetto che si chiama Music and Life, per cui mettiamo in rete i posti letto della nostra regione con i grandi eventi musicali della regione, in particolar modo poi chi dorme in Friuli Venezia Giulia per tre notti potrà accedere gratuitamente ai concerti di Madonna, Coldplay e Bruce Springsteen, mentre per tutti gli altri concerti della stagione musicale della nostra regione sarà sufficiente dormire una notte per poter vedere i concerti ad esempio dei Oasis, piuttosto che Baglioni, Momix e molti altri. Ma adesso andiamo direttamente dagli chef a farci dire come hanno fatto le loro ricette. Eccoci nel cuore di dove è stata fatta tutta la creatività di questa serata di Asparagus alla De Moretti. Stefano Basello è stato il capo chef, ma spiegaci come ha interpretato questa prima serata di Asparagus. Abbiamo cercato innanzitutto di usare le primizie, le erbe di campo da abbinare all'asparago bianco di Tavagnaco, visto che siamo in zona. E visto che è il protagonista della serata. Siamo partiti da delle ricette tradizionali, abbiamo cercato un po' di modificarle in chiave moderna, sia con tecniche di cottura che anche con la marinatura dell'aspargo e altri tipi di lavorazione, diciamo. Il piatto più tradizionale è il Lusse Sparks, parte dalla tradizione, il resto è stato abbastanza rielaborato, diciamo, fino ad arrivare al dolce dove abbiamo creato l'aspargo bianco con del cioccolato. Andrea Canton della Primula, come ha interpretato l'asparago tu questa sera? Con piatti semplici e creativi. Abbiamo fatto una seppia grigliata con degli asparagi e del guanciale, molto simpatica perché ha un taglio particolare. Abbiamo fatto un risotto con asparagi, fegato grasso e cioccolato amaro. Poi ci sarà un nuovo pochè cotto a 60 gradi, servito con del germe di grano e dell'erba cipollina. E poi ci sarà una costa di vitello. Al posto delle ossa ci saranno gli asparagi messi in piedi, che sembrerà che nasceranno dalla carne, con la sua salsa, e vicino degli asparagi con lo schioppetto. Dessert? Di dessert ci sarà un cioccolato bianco con candito di limone e un sorbetto di fragole e pepe di Sichuan. Gabriella Cottali, la direttrice d'orchestra di questa eccezionale squadra che ha interpretato questa tappa dell'Asparagus. Se non sbaglio, un'interpretazione personalizzata ma legata al territorio. Sì, senz'altro, perché oggi abbiamo presentato gli asparagi sia bianchi che verdi, però abbiamo inserito anche degli asparagi selvatici, e c'era dello sclopit e c'era anche delle erbe spontanee che abbiamo noi, come la melissa o la menta selvatica. Qui alle spalle abbiamo il marito, mi ha confidato che siete in cinque donne che praticamente collaborano con lui, che insomma vi dà qualche spunto. Quanto facile o difficile è interpretare anche una serata come quella di questa sera, dove c'è il protagonista lo sparago, per Deventac, che identifica molto il territorio? Beh, noi cerchiamo di tenere sempre dei prodotti a chilometri zero, e quindi tutte le verdure provengono quasi esclusivamente dal nostro orto, e per le carni, che non abbiamo noi carni, però ci fidiamo alle carni che sono qua nel vicino Alture di Polazzo. Andrea Gabin, chef della Taverna di Coloredo Montalbano, due ricette che ti hanno particolarmente ispirato per l'asparagus di quest'anno.
Ma noi quest'anno, un po' per differenziarsi, anche abbiamo fatto questa catalana d'astice con gli asparagi, appunto un piatto famosissimo della cucina nostra mediterranea, non proprio nostra friulana. L'abbiamo reso un po' nostro aggiungendo gli asparagi protagonisti della serata. Poi come secondo piatto abbiamo proposto sempre degli asparagi bianchi di Tavagnacco, degli asparagi molto famosi qua in zona, e l'abbiamo riproposto con un uovo mollet, che sarebbe un uovo con il cuore morbido. Però noi questo uovo l'abbiamo prima cucinato in acqua acidulata e poi l'abbiamo avvolto in una pasta filo tagliata a tagliolini e poi fritto. Quindi noi abbiamo questo gioco di croccante, però con il cuore morbido, con l'uovo dentro liquido, che esce e ci fa anche da salsina per condire gli asparagi che sono sotto appunto questo uovo. Eccoci nella cucina del Grob, ma soprattutto eccoci con Giorgio Fornasiere, 38 anni di esperienza, soprattutto 38 anni che ci riescono a sorprendere per il menù di questa sera. Abbiamo proposto un menù un po' differente da tutti gli altri anni e abbiamo come antipasto abbiamo una tartara di vitellone con gli asparagi bianchi e verdi, dopo abbiamo un raviolo aperto con una caponata di asparagi sempre bianchi e verdi, un risotto vialone nano che noi quest'inverno lo abbiamo messo nel tartufo, lo proponiamo con gli asparagi. Dopo abbiamo il tradizionale uova e asparagi come da tradizione, in seconda portata abbiamo il maialino da latte in due maniere, fritto e al forno, sempre con gli asparagi vicino. Di dolce abbiamo un frutti di bosco, la nostra tradizione, ogni asparagus facciamo frutti di bosco in tutte le maniere, questa volta facciamo una piccola zuppetta con una cibust di alla vaniglia, un po' di gelato e delle piccolissime meringhe. Eccoci per l'ultima serata di questa tappa di asparagus e ci troviamo da Tony e Gradiscutta, ma siamo con Roberto Cozzarolo che insieme a tutto questo eccezionale staff ha interpretato il menù. Spiegaci che menù ha interpretato e come ti è venuta l'ispirazione per questa tappa così importante, ultima ma insomma che chiude un ciclo. Ma per quanto riguarda l'antipasto abbiamo fatto qualcosa della nostra zona, i gamberi di fiume, la trotta del Varmo, l'abbiamo affumicata e l'abbiamo abbinata a questi asparagi. Poi abbiamo fatto espas di us classico, una minestra con erbe di campo, tra cui anche lo sclopit, e una fonduta di caprino. Poi il risotto sempre con asparagi, germogli di pungitopo. Infine abbiamo il guanciale di vitella con gli asparagi gratinati, una granita al lampone e delle fragoline di bosco con una mousse al cioccolato. Complimenti, faccio i complimenti anche a tutti i tuoi colleghi, è stata un'esperienza davvero notevole e accattivante sotto tutti i punti di vista, riuscire a capire, conoscere questo percorso di asparagus interpretato in maniera artistica. Fabrizio Nonis vi dà appuntamento fra 2 anni perché asparagus è biennale, vi invita anzi di aspettare dal prossimo appuntamento che sarà sicuramente interessante, accattivante e imperdibile. Arrivederci, alla prossima.